Ave Legionari, la decima legione di Cesare, cioè la legione più gloriosa di tutta la storia romana e in assoluto, secondo la maggior parte degli esperti di storia militare, l'unità militare più grande di tutti i tempi, senza eccezione alcuna. In questo documentario vedremo la storia della decima legione di Giulio Cesare e vedremo come ha attraversato i momenti salienti del mondo antico. Allora, prima di cominciare questo grande viaggio, l'avevamo promesso e adesso finalmente lo abbiamo concretizzato. Per tutti coloro che amano la decima legione di Giulio Cesare, che amano la storia romana e che saranno emozionati da questo racconto, sul sito expoitalyart.it trovate la riproduzione su tela di tutti i vessilli delle legioni romane e soprattutto il vessillo autentico della decima legione di Giulio Cesare. C'è un meraviglioso sfondo rosso, particolarmente ricco, fedele alle ricostruzioni della rievocazione. C'è il nome della legione scritto proprio con gli stessi caratteri che venivano utilizzati sulla pietra e il simbolo della legione, il toro, è stato non semplicemente così trovata l'immagine di un toro, ma abbiamo incaricato Rosa Bettella, che è un'artista, una disegnatrice, di realizzare in esclusiva per Expo Italy Art l'immagine di questa legione. Quindi all'interno c'è anche un'altra piccola opera d'arte disegnata a mano e per chi vuole ricordare la decima legione, questo è il vessillo ufficiale della decima legione di Giulio Cesare. Quindi nel frattempo, che sono sicuro chi ama la decima legione starà correndo a vedere, ma trovate anche le altre gloriose legioni, poi faremo più documentari, la storia della decima legione comincia in un periodo ovviamente repubblicano. Diciamo che le origini della decima legione non sono estremamente chiare, non abbiamo un'assoluta certezza. Secondo alcune fonti antiche e alcuni ritrovamenti archeologici, potrebbe essere stata costituita al tempo della guerra sociale. La guerra sociale è un periodo della storia repubblicana in cui gli alleati italici che aiutavano i romani, collaboravano con i romani, non si sentivano adeguatamente rappresentati a livello elettorale e quindi si scatenò una guerra gravissima su tutta scala italica. La guerra sociale infiammò in tutta la penisola e fu un periodo particolarmente drammatico della storia repubblicana romana. Quindi potrebbe essere stata costituita durante questo periodo. Oppure una seconda possibilità è che la potremmo trovare nella Gallia Transalpina, che la cartina ci fa capire bene dove si trova. Probabilmente era comandata dal governatore Calpurnio Pisone, che utilizzò per la prima volta una legione per sottomettere i Galli allobrogi. Questa legione potrebbe essere stata la decima, però, ripeto, sulla origine non siamo assolutamente sicuri. Siamo però sicuri che la decima legione partecipò alle campagne galliche al comando di Giulio Cesare e sostanzialmente lì comincia la sua gloriosissima storia. Siamo quindi al periodo della conquista delle Gallie da parte di Giulio Cesare. La decima legione, la decima equestris, fa parte dell'organico di Cesare
è al suo diretto comando ed è una legione con cui lui si appresta alla conquista di nuovi territori immensi e sterminati. Sappiamo che uno dei primi avversari di Cesare furono gli Elvezzi. Gli Elvezzi erano delle popolazioni che abitavano l'attuale altopiano svizzero, furono sostanzialmente i primi avversari di Cesare e sappiamo che la decima legione è stata impiegata nella battaglia di Genova del 58 a.C. Fu una battaglia in cui per la prima volta Cesare utilizzò la decima legione contro gli Elvezzi. Ci fu un primo scontro, non abbiamo particolari dettagli di questa battaglia, ma sappiamo che i Romani vinsero per la loro superiore organizzazione e per la migliore gestione degli uomini rispetto agli Elvezzi. Poi c'è una battaglia successiva, stavolta invece più decisiva e nota, cioè la battaglia del fiume Arar. Questa battaglia, sempre del 58, nasce dal fatto che gli Elvezzi si stavano allontanando dalla linea di azione di Cesare, stavano andando verso nord, in accordo con un'altra tribù, che era quella dei Sequani, e Cesare, che ormai ha deciso di conquistare la Gallia, quindi adesso è in una campagna non più di difesa di Roma, ma una campagna imperialistica, decide di inseguire gli Elvezzi. E con enorme rapidità, e quindi anche la decima legione con grandissima rapidità, sorprende questi Elvezzi mentre stanno attraversando il fiume Arar. In particolare, tre parti dell'esercito avevano già attraversato il fiume, mancava una parte che stava per attraversare un guado e lì Cesare, con la decima legione, piomba sugli Elvezzi, li attacca e questi, presi da una confusione totale, sono totalmente tramortiti e quindi sconfitti da Cesare. Quindi un secondo round in cui la decima legione vince nettamente, sempre al comando di Cesare. In realtà poi la lotta tra Cesare e gli Elvezzi va avanti e si arriva alla battaglia decisiva tra Cesare e gli Elvezzi, la battaglia di Bibracte. E qui la decima legione ha un ruolo veramente importante e fondamentale. Nella cartina vediamo, riassumiamo rapidamente questa battaglia. Cesare si era attestato su una collina e aveva disposto i suoi uomini su questa collina, che era evidentemente una posizione privilegiata. E ai piedi della collina ci sono gli Elvezzi che cominciano a caricare contro gli avversari, e qui vediamo esattamente la posizione della decima in quella situazione. Gli Elvezzi caricano gli avversari e allora le legioni, decima compresa, lanciando i giavellotti e trovandosi in una posizione sopraelevata, hanno rapidamente la meglio sugli avversari. Quindi gli Elvezzi vengono respinti. Però c'è una seconda fase fondamentale della battaglia. Nello stesso momento, alcuni alleati degli Elvezzi, cioè i Boi e i Tauringi, avevano fatto la loro comparsa sul campo di battaglia e allora gli Elvezzi, vedendo l'arrivo degli alleati, non solo riprendono coraggio e attaccano le linee romane frontalmente, ma i Boi e i Tauringi attaccano sul fianco destro l'esercito di Cesare, che quindi è a un passo da una sconfitta devastante. E allora arriva un colpo di genio di Cesare. Cesare prende alcuni reparti della sua linea frontale e quindi anche alcuni reparti della decima legione e decide di fargli fare un movimento rapidissimo, creare una linea di difesa sul fianco destro che resistette agli attacchi dei Boi e dei Tauringi. E quindi con questa straordinaria e meravigliosa manovra, dove la decima si comportò con straordinario onore, Cesare vinse la battaglia di Bibracte, sconfisse definitivamente gli Elvezzi e li obbligò a ritornare nei territori che lui aveva deciso. Un altro momento però di gloria della decima legione è contro Ariovisto. Chi era Ariovisto? Ariovisto era un principe guerriero germanico che in realtà era inizialmente stato invitato dalla tribù dei Sequani nel loro territorio per combattere un'altra tribù che era quella degli Edui. I Sequani avevano invitato Ariovisto, in cambio gli avrebbero concesso un quinto del loro territorio. Ariovisto però poi si era allargato, aveva sostanzialmente violato i patti, aveva dominato e si era imposto con la forza nel territorio dei Sequani. E allora Sequani ed Edui, che hanno messo da parte le loro precedenti rivalità, chiamano in aiuto i Romani per scacciare Ariovisto
E per Cesare questa è una grandiosa situazione, una grandiosa battaglia che si prospetta, ma anche un grande pericolo. Il punto fondamentale è che inizialmente ci sono degli incontri diplomatici tra Ariovisto e Cesare. E Ariovisto compie una prima mossa. Lui accetta di incontrarsi con Cesare per provare a risolvere con la diplomazia la situazione, ma pretende che durante l'incontro entrambi siano scortati solamente dalle cavallerie. Perché questo? Perché lui sa che le cavallerie di Cesare sono tutte composte da alleati gallici e non da romani. Quindi pensa di poter indurre la guardia del corpo di Cesare a tradirlo e magari ad ammazzarlo. E qui la decima legione salva Cesare, perché Cesare, capendo perfettamente la trappola e il pericolo, prende i cavalli dei suoi alleati, fa smontare i suoi alleati galli e ci fa salire uomini della decima, sui quali ha la fiducia più assoluta, è sicuro che non lo tradiranno mai. E quindi l'incontro diplomatico tra Ariovisto e Cesare si verifica con gli uomini della decima che lo proteggono. Già questo ci fa capire che Cesare si fidava ciecamente degli uomini della decima legione. E poi però la storia va avanti. Le trattative diplomatiche ovviamente falliscono, i due arrivano allo scontro e allora Cesare si muove con enorme rapidità e occupa la città antica di Besanzone. E qui i soldati romani si devono preparare alla battaglia contro Ariovisto, però cominciano a sviluppare una forte paura, perché i germani erano alti, possenti, fortissimi. C'erano delle leggende sulla loro forza sovrumana, c'erano delle storie raccapriccianti sulla forza di questi germani e quindi i soldati cominciano ad avere paura di incontrare Ariovisto. E allora Cesare, sul campo di battaglia, la paura incontrollata è la cosa peggiore. Allora Cesare interviene e prima arringa i suoi uomini dicendo: ma voi dovete considerare che Caio Mario ha già sconfitto popoli germanici, i romani hanno già vinto i germani, di che cosa avete paura? Ma poi, vedendo che gli uomini ancora tentennavano, dice una frase entrata nella storia: io non ho paura di affrontare Ariovisto, ma se voi avete paura vi congedo tutti quanti e andrò contro Ariovisto con gli soli uomini della decima legione, sulla quale non nutro alcun dubbio. Questa frase sconvolge gli uomini nel profondo, infiamma gli animi dei legionari che si sentono pronti ad affrontare Ariovisto e quindi di nuovo la decima legione è stata fondamentale per il destino di Cesare. La battaglia che viene lì dopo è la battaglia dell'Alsazia e durante la battaglia dell'Alsazia sappiamo, anche qui vediamo la cartina, la decima legione occupò un posto fondamentale e ci fu uno scontro violentissimo, nel senso che non ci fu nemmeno tempo, secondo le fonti antiche, di lanciare i giavellotti per i romani, no? Si arrivò subito allo scontro corpo a corpo, ferocissimo, drammatico, animale contro i germani. Il lato destro dei romani stava vincendo e sfondando la controparte, e lì però, dal lato sinistro, i romani stavano cominciando un pochino a cedere, e là la situazione venne salvata da un giovane tribuno che si chiamava Publio Crasso, che si accorse di tutto questo perché era più indietro, quindi aveva una visione generale del campo di battaglia, e mandò dei rinforzi sul lato sinistro per evitare che potesse collassare. E così, con la straordinaria forza degli uomini, soprattutto della decima legione, Cesare vinse Ariovisto, che fu costretto a scappare e quindi ottenne un risultato straordinario al quale quasi nessun romano era arrivato prima di lui. Questo però non basta, c'è ancora, cioè sempre nell'ambito della conquista delle Gallie c'è un momento drammatico per Cesare. Cesare sta marciando nel profondo nord delle Gallie, nel territorio dei Belgi, attuale Belgio. Ci sono 6 legioni di veterani e poi dopo 2 legioni appena reclutate stanno facendo una semplice marcia nel profondo del territorio. Arrivati alla loro destinazione per quella giornata, i legionari cominciano a costruire l'accampamento. Ma nel fitto dei boschi sono appostati decine di migliaia di belgi nervi
che riuscivano anche a tagliare i rami degli alberi in modo tale da creare una vegetazione e un intreccio di rami fittissimo, era proprio una loro specialità, e lì nascosti nel bosco questi belgi nervi tesero un'imboscata ai romani. Improvvisamente si scaraventarono migliaia e migliaia di belgi nervi che investirono in maniera drammatica l'esercito romano. I soldati erano lì, non ebbero neanche il tempo di mettere gli elmi o l'equipaggiamento, dovettero solo prendere il gladio, lo scudo e subito difendersi. E fu un momento gravissimo. Lì l'esercito romano non venne distrutto per due motivi. Primo, perché in realtà durante la marcia i centurioni erano vicini ai loro manipoli, quindi la struttura della legione era ancora intatta. E poi perché i soldati romani dimostrarono di essere capaci non solo di obbedire, ma anche di pensare con la loro testa in momenti di crisi e di pericolo. E quindi i romani spontaneamente, senza gli ordini di Cesare, costruirono da soli una prima linea di difesa e quindi resistettero stoicamente contro l'assalto. Se andiamo a vedere nel dettaglio, questa è la posizione della decima legione. In particolare la decima legione dovette vedersela contro la tribù degli Atrebati, che cercò di sfondare la linea di difesa romana in ogni modo. Ma qui i legionari della decima veramente massacrarono gli Atrebati, riuscirono con loro professionalità straordinaria a sbaragliare gli Atrebati e costrinsero gli Atrebati a scappare. Tanto che loro stessi cominciarono a superare il fiume Sabis, si chiama Battaglia del fiume Sabis, e cominciarono a inseguire i nemici. Quindi la decima legione si comportò in maniera gloriosissima. Ma ancora di più, se questa porzione dello schieramento era salva, in realtà c'erano altre due legioni in pericolo, in particolare la settima e la dodicesima. La settima e dodicesima erano state praticamente circondate dai belgi nervi. Si stavano difendendo da tutte le parti, ma potevano collassare da un momento all'altro. A questo punto arriva Cesare in persona, si mette al comando della decima legione, li arringa personalmente e da solo, con la decima legione, corre in aiuto della settima e della dodicesima. I legionari della decima sono velocissimi, riescono a prendere i nervi dalle spalle, li investono con violenza e furore inaudito e fanno una strage orribile di belgi nervi. In centinaia, in migliaia, nell'arco di pochi minuti, vengono massacrati dai gladi della decima legione, che in questo modo hanno portato alla vittoria in questa battaglia e hanno salvato la settima e la dodicesima legione. I legionari della decima furono poi coinvolti nelle campagne di Cesare in Britannia. C'è una fase della conquista delle Gallie in cui Cesare si arrischiò ad arrivare anche presso i britanni, che avevano fornito un aiuto anche logistico alle tribù dei Galli. Qui le informazioni sono abbastanza poche. Sappiamo però che nella prima spedizione, quella del 55 a.C., Cesare si organizzò a Portus Itius con 80 navi da guerra, sulle quali vennero caricate delle legioni, tra cui anche la decima. Quindi la decima salpò con le navi romane per la prima spedizione verso la Britannia della storia romana, no? Sappiamo che la decima, assieme ai loro commilitoni, sbarcarono nella regione del Kent e lì dovettero affrontare le prime tribù dei britanni, che erano anche loro dei combattenti eccezionali. Sappiamo che ottennero delle vittorie contro i britanni, e poi però la prima spedizione, visto che le cose si stavano complicando, che si trattava solo di una prima missione esplorativa, venne poi annullata da Cesare, che preferì quindi ritornare direttamente nelle sue basi. Ci sarà poi una seconda spedizione l'anno dopo, nel 54. Qui è, diciamo che la storia va anche riassunta. La decima legione sicuramente partecipò alle campagne britanniche di Giulio Cesare. Ci furono delle altre vittorie che portarono i britanni a sottomettersi all'autorità di Cesare, a diventare delle popolazioni che pagavano un tributo regolare annuo a Cesare e quindi all'esercito romano e che fecero promessa di non aggressione nei confronti dei legionari. Quindi è chiaro che la decima legione
fu protagonista di questa straordinaria e avveniristica spedizione di Cesare nelle terre della Britannia, dove nessun romano era mai arrivato prima di loro. Le campagne galliche vanno avanti, e però attenzione, la decima legione è stata vicino a Cesare anche in momenti non di vittoria, ma di sconfitta. La campagna gallica di Cesare ebbe una svolta con l'arrivo di Vercingetorige, il capo degli Arverni, che fu in grado di coalizzare tutte le tribù contro l'invasore romano, quindi di fare fronte comune contro Cesare, e lo mise in difficoltà più volte. E una delle battaglie fondamentali fu l'assedio di Gergovia. L'assedio di Gergovia fu un momento in cui Cesare cercò di assediare Vercingetorige, che si era asserragliato nella città di Gergovia. Cesare si era organizzato molto bene, aveva posto il suo accampamento vicino alla città e aveva creato una specie di diversivo, cioè aveva travestito i legionari da contadini, aveva fatto sfilare questi contadini nel settore di fronte al settore nord-est della città, in modo che sembrasse che stesse organizzando qualche cosa per attaccare Gergovia da nord-est. In realtà gli uomini si avvicinavano da sud alla città e quindi stava preparando un agguato in piena regola. Accadde però, come ci dice Cesare nel De Bello Gallico, che forse presi dal troppo furore, anche perché avevano vinto delle prime schermaglie, una parte dell'esercito di Cesare ebbe troppa fretta, si avvicinò troppo rapidamente a Gergovia, superando e disobbedendo agli ordini di Cesare, e allora i Galli, temendo un attacco su vasta scala, uscirono rapidamente da Gergovia e fecero una sortita, un contrattacco devastante. I legionari furono presi alla sprovvista, i Galli erano troppi, erano troppo forti, la loro veramente spinta propulsiva non poteva essere gestita, e allora andarono in rotta e scapparono da Gergovia in maniera disorganizzata. Qui sappiamo che la decima legione fu vicino a Cesare, perché Cesare, al comando della decima legione, intervenì personalmente per intercettare i reparti romani che stavano scappando, per salvarli dalle grinfie dei Galli che li stavano inseguendo, e quindi salvò la decima legione, ancora una volta, la vita a molti dei loro commilitoni, cioè ridusse i danni di questa drammatica disfatta di Cesare, che fu la prima disfatta di Cesare in Gallia, sostanzialmente. Quindi la decima legione fu al fianco di Cesare anche in momenti di grande difficoltà. Dopo la sconfitta di Gergovia, però, c'è la battaglia di Alesia. La battaglia di Alesia è l'ultimo capitolo, l'ultimo grande capitolo della conquista delle Gallie. Cosa succede? Sappiamo bene che Vercingetorige si era di nuovo asserragliato nella roccaforte di Alesia, e allora Cesare aveva prima fatto costruire una circonvallazione per assediare Vercingetorige ad Alesia. Quest'ultimo aveva però mandato a chiamare tutte le altre tribù affinché convergessero contro Cesare, un numero spropositato di uomini, e allora Cesare costruì una controvallazione per difendersi dalle unità di soccorso dei Galli. E qui la battaglia di Alesia è stata una delle più grandi battaglie di tutta la storia romana. Non sappiamo esattamente la posizione, ma la decima partecipò sicuramente a questa battaglia di Alesia. Il primo giorno ci furono grandi scontri tra le cavallerie, quindi degli scontri feroci, proprio al di fuori della controvallazione, no? Perché i Galli cercavano di rompere le fortificazioni romane. Il giorno dopo ci fu l'attacco notturno dei Galli, quindi una situazione agghiacciante di lotta nel bel mezzo della notte, dove i Romani riuscirono a resistere perché mano a mano, poi arrivando l'alba, i proiettili dell'artiglieria romana riuscivano a essere sempre più precisi. E poi il terzo giorno, l'ultimo grande attacco, quando i Galli si nascosero a decine di migliaia dietro al monte Rea e sbucarono all'improvviso, attaccando le fortificazioni romane e riuscendo anche a bucarle in alcune parti. E lì Cesare in persona, con il mantello porpora del generale e seguito dalla decima legione, intervenne personalmente torno torno per tutte le fortificazioni, dando ordini agli uomini
dando disposizioni immediate con la sua sola presenza, risolse tutte le parti più deboli dello schieramento romano e arrivò a una vittoria finale meravigliosa. Di nuovo la decima legione fu al suo fianco, fu veramente il suo braccio destro per vincere la battaglia di Alesia, che significò la definitiva conquista delle Gallie da parte dei romani. Dopo essere stati al fianco di Cesare durante la campagna gallica, però la decima legione fu al fianco di Cesare anche durante le guerre civili tra lui e Pompeo. Cosa abbiamo detto prima? Che la decima legione non è stata vicina a Cesare solamente nelle situazioni di vittoria, ma anche nelle sconfitte. E la sconfitta di Durazzo è proprio questa. Cioè, quando finalmente Cesare sbarcò sui Balcani per inseguire Pompeo e quindi arrivare al regolamento dei conti con l'avversario, Pompeo si era attestato nella città di Durazzo con il suo esercito e quindi aveva una posizione strategica importante, e Cesare decise, nonostante fosse in netta inferiorità numerica, di costruire delle fortificazioni per assediare Pompeo e schiacciarlo sulla costa. Pompeo, per risposta, costruì anche lui delle fortificazioni opposte a quelle di Cesare e quindi cominciò una vera e propria guerra di posizione. In realtà entrambi stavano soffrendo, Cesare di più, perché Cesare non aveva di nuovo da mangiare, i rifornimenti scarseggiavano, bisognava aspettare la primavera che i raccolti della zona della Tessaglia fossero pronti, quindi Cesare soffrì la fame. E qui cosa accadde? Pompeo venne a sapere da un disertore di Cesare che la parte meridionale di queste fortificazioni che lo stavano stressando, lo stavano soffocando, non erano ancora state completate. E allora organizzò un triplice attacco improvviso, furono forzate queste fortificazioni e riuscì a superare il blocco di Cesare. Qui, in questa situazione, Cesare venne completamente, il suo piano andò completamente in frantumi, fu sconfitto e quindi fu una grave sconfitta per Cesare. Cesare poteva anche essere distrutto. Se Pompeo con tutto il suo esercito avesse affondato e attaccato Cesare, sarebbe stato praticamente annientato. Pompeo non lo fece perché pensava che Cesare gli aveva teso una trappola, che sarebbe stato troppo semplice vincere così, quindi preferì scappare. Ma in realtà Cesare era stato completamente fregato. Tanto è vero che i suoi uomini, disse, gli avversari avrebbero vinto se avessero avuto un generale capace di vincere. Quindi ammise la sconfitta. In questa situazione la decima rimase fedele a Cesare. E questa non è una cosa da poco. Cioè Cesare aveva sfidato tutto il mondo conosciuto, aveva aperto una guerra civile contro Pompeo, aveva mobilitato una massa enorme di uomini e al primo vero scontro con Pompeo aveva perso, rimanendo completamente fregato. Quindi lì fu un momento forse il più difficile della carriera di Cesare. La decima legione continuò ad avere fiducia in lui, continuò a proteggerlo, ad aiutarlo e a essere convinta che seguire Cesare gli avrebbe permesso di arrivare alla vittoria. La vittoria arriva di lì a poco, cioè nella battaglia di Farsalo, che è stato lo scontro finale tra Cesare e Pompeo nella guerra civile. Se usiamo la cartina, capiamo la decima legione che ha fatto nella battaglia di Farsalo. Allora, anche qui riassumiamo. Pompeo aveva tantissimi uomini che aveva reclutato da ogni parte del Mediterraneo. Aveva un contingente centrale di fanteria, aveva un contingente di cavalleria guidato da Tito Labieno, che era stato braccio destro di Cesare durante le campagne in Gallia, ma che ora era un repubblicano convinto ed era passato con Pompeo. Dall'altra parte c'era la fanteria di Cesare, molto meno numerosa dell'avversario, e le rispettive cavallerie. Cesare doveva trovare una soluzione, perché comunque era in inferiorità numerica. E allora cosa pensò?
pensò allora Cesare di nascondere alcuni reparti di fanteria dietro la cavalleria. In questo modo Tito Labieno avrebbe attaccato. La sua cavalleria doveva fare finta di perdere e di ritirarsi, e Tito Labieno si sarebbe trovato faccia a faccia con queste unità di fanteria nascoste sul territorio, che avrebbero fatto un assalto diretto, avrebbero preso in contropiede la cavalleria di Tito Labieno, che si sarebbe poi improvvisamente ritirata, e allora col fianco scoperto Cesare avrebbe ribaltato la situazione, attaccato Pompeo sul fianco e avrebbe vinto la partita. Effettivamente le cose andarono esattamente come Cesare aveva previsto, quindi il piano di Cesare funzionò al 100%. In tutto questo che faceva la decima? La decima era posizionata nel contingente centrale di fanteria sul lato destro e fece una cosa molto importante. Gli uomini di Cesare caricarono gli avversari. Quelli di Pompeo rimasero fermi perché Pompeo voleva far stancare gli avversari, voleva fargli perdere fiato. Il bello è che gli uomini di Cesare si resero conto mentre stavano correndo che stavano perdendo fiato e quindi da soli, senza l'ordine di Cesare, decisero da soli di fermarsi, di riprendere fiato e poi di attaccare. E quindi dimostrarono una intelligenza tattica, anche senza bisogno del loro generale, straordinaria. Anche la decima ebbe questa meravigliosa idea e dimostrò un livello veramente di professionalità ai massimi vertici della storia romana. E di nuovo la decima legione fu accanto a Cesare nella sua più grande vittoria durante la guerra civile. Cesare ha vinto la battaglia di Farsalo e come prosegue? In realtà i fedeli a Pompeo si organizzarono ancora, ci furono altre battaglie. Un'altra battaglia, anche dopo che Pompeo era morto, ma comunque i fedeli al Pompeo, al Senato, alla Repubblica erano rimasti, un'altra battaglia fu quella di Tapso. La battaglia di Tapso è una battaglia in cui i pompeiani erano guidati da Tito Labieno, che era sopravvissuto a Farsalo, che si era schierato con fanteria, cavalleria e anche degli elefanti. E dall'altra parte Cesare nella sua classica disposizione fanteria e cavalleria. Questa battaglia fu violenta perché? Perché gli elefanti vennero lanciati contro il centro dello schieramento romano e in particolare qui la quinta legione dovette sopportare degli orribili elefanti che li stavano schiacciando. La decima legione era al fianco della quinta, era abbastanza vicina, sempre sul lato destro e contribuì in maniera determinante a tenere le linee contro i pompeiani. Alla fine Cesare diede l'ordine di suonare le trombe per spaventare gli elefanti, come fece Scipione alla battaglia di Zama. Gli elefanti fecero dietrofront, caricarono e si dispersero nelle linee dei pompeiani e a un certo punto Cesare vinse questa battaglia e di nuovo la decima legione era in una posizione strategica perché il lato destro era comandato direttamente da Cesare ed era il lato più importante. Purtroppo quella battaglia finì con una grande violenza. Nonostante la resa dei pompeiani, l'esercito di Cesare fece una strage orribile. Questo è un po' strano perché Cesare non si lasciava andare a massacri nei confronti dei civili. Alcune fonti dicono che ebbe un attacco epilettico sul finire della battaglia e quindi non ci fu un suo ordine diretto, ma fu la foga dei legionari che si scaricò senza controllo. Comunque, di nuovo la decima legione al fianco di Cesare a Tapso. Un'altra battaglia ancora, l'ultima battaglia di Cesare, la battaglia di Munda. Battaglia di Munda, che era in Spagna, fu contro Cesare veramente gli ultimissimi seguaci pompeiani. E qui la decima legione ha di nuovo veramente un ruolo straordinario. I pompeiani, sempre guidati da Tito Labieno, avevano la fanteria e le cavallerie e così anche Cesare. Questa fu una battaglia durissima in cui Cesare disse: ho sempre combattuto per vincere, stavolta ho combattuto per avere salva la vita. Proprio rischiò di morire dalla situazione grave in cui si trovava. Qui la decima legione fu fondamentale perché la decima legione era di nuovo schierata nella fanteria sul fianco destro. Cesare si mise personalmente alla guida della decima, infervorò gli animi della decima legione e li spinse contro l'avversario. E quindi la decima avanzò, spingendo terribilmente, falcidiando l'avversario. Vedendo questo movimento,
Allora, il comandante avversario, e in particolare un tribuno che era Gneo Pompeo, decise di prendere una parte degli uomini dall'altra ala e di spostarli nella regione dove c'era più difficoltà, nella regione dove la decima legione aveva attaccato. Ma questo si rivelò un grave errore, perché Cesare aveva concepito questo semplicemente come diversivo. Ora che era riuscito, grazie alla collaborazione della decima legione, a creare il diversivo, la cavalleria attaccò nel punto che aveva meno soldati, che erano stati appena distratti in parte, e quindi Cesare vinse di nuovo. Quindi vedete come in questo abilissimo gioco tattico, dove Cesare vinse con una finta fantastica, la decima legione fu la sua legione che gli procurò per l'ennesima e per l'ultima volta della sua vita la vittoria. La decima legione, dopo qualche tempo dalla battaglia di Munda, fu colpita dalla morte di Cesare nel 44. Possiamo solamente immaginare cosa significò per i legionari della decima vedere, sapere che Cesare era morto. Come prosegue quindi la loro storia? Affranti da questa notizia terribile per loro, da questa notizia sconvolgente, parteciparono poi alla battaglia di Filippi, dove c'era Ottaviano, che era stato nominato da Cesare suo successore nel testamento, e Marco Antonio, che era stato il braccio destro di Cesare in Gallia, no? Era stato il capo della cavalleria di Cesare. In questa situazione Ottaviano e Marco Antonio dovettero affrontare Bruto e Cassio, cioè gli assassini di Cesare, che in Oriente si erano riorganizzati con dei poderosi eserciti, e quindi si arrivò inevitabilmente allo scontro. La battaglia di Filippi è molto ampia ed è molto complicata, quindi è chiaro che ve la semplifichiamo. In realtà abbiamo due posizioni, l'accampamento di Ottaviano, l'accampamento di Marco Antonio e di fronte quello di Bruto e di Cassio. Marco Antonio pensò di costruire un tunnel per superare il muro difensivo di Bruto e di Cassio, per sorprendere Cassio. Cassio si accorse per tempo di quello che stava succedendo e si arrivò alla battaglia, e le sorti furono proprio uguali e contrarie. Marco Antonio riuscì a conquistare l'accampamento di Cassio, Bruto riuscì a conquistare l'accampamento di Ottaviano, che scappò, si rifugiò nelle paludi. Però che cosa accadde? Una sorta di equivoco, perché Cassio, sconfitto, si era rifugiato su un'altura e osservava il campo di battaglia. Gli uomini di Bruto, nell'accampamento di Bruto, stavano festeggiando, erano felici perché avevano conquistato l'accampamento di Ottaviano e si stavano avvicinando verso Cassio. Cassio però equivocò questo gesto, credeva che fossero degli uomini, suoi nemici, quelli di Marco Antonio, che stavano venendo a prenderlo, e allora scelse di farsi uccidere da un suo schiavo per non cadere nelle mani del nemico. Quindi per questo straordinario qui pro quo, per questo straordinario errore, Cassio morì. C'è in realtà, e qui saluto Bruno da Genova che me l'ha segnalato, una seconda versione che dice che in realtà uno schiavo di nome Pindaro uccise Cassio perché era un padrone molto cattivo, e non che Cassio fu così scemo da equivocare i gesti. Ma in realtà, fatto sta che non siamo sicuri del motivo, ma Cassio perse la vita e Bruto rimase da solo, totalmente da solo, contro Ottaviano, ma soprattutto Marco Antonio. Non sappiamo esattamente i movimenti della decima legione durante la battaglia di Filippi. Sappiamo però che Marco Antonio ripartì il suo esercito in tre porzioni e ebbe l'idea di spingere la terza parte, quella più a destra del suo esercito, sempre più verso est, in modo da allungare le linee di combattimento di Bruto, trovare poi dei varchi e infilarsi con il suo esercito. La decima legione partecipò alla battaglia di Filippi, non sappiamo esattamente in che ruolo, in che posizione, ma fu sicuramente partecipe alla battaglia di Filippi, durante la quale i cesaricidi morirono, e quindi contribuì in maniera determinante a punire coloro che avevano assassinato il loro grande generale. La storia va avanti, abbiamo quasi finito. Ottaviano e Marco Antonio si erano alleati momentaneamente contro Bruto e Cassio, ma poi si scatenò la guerra civile fra Ottaviano e Antonio per l'eredità di Cesare e il dominio di Roma. La decima legione fu più fedele a Marco Antonio. È vero che Ottaviano era stato nominato nel testamento di Cesare erede, no?
Però Ottaviano era un rampollo della famiglia Bene di Cesare, era un politico, uno stratega, non era un militare, non era un grande generale. Mentre invece Marco Antonio era stato il capo di cavalleria di Cesare, era uno dei più grandi generali del suo tempo e quindi furono più fedeli a Marco Antonio. In particolare Marco Antonio, quando poi si unì a Cleopatra, viveva ad Alessandria con lei, concepì un grande progetto di conquistare i Parti, cioè un impero orientale che era da sempre stato avversario dei Romani. Marco Antonio utilizzò alcuni piani che erano stati preparati da Cesare poco prima della sua morte, proprio per la conquista dei Parti. E allora, ampiamente finanziato da Cleopatra, organizzò la spedizione di conquista della Partia e la decima legione era con lui. In realtà come andò? Andò piuttosto male, perché Marco Antonio non pianificò a sufficienza questa invasione. C'erano dei problemi nei rifornimenti, nelle linee di rifornimento dei legionari. Le enormi distanze, i grandissimi spazi fecero soffrire i legionari romani. Ci fu anche la tattica dell'esercito dei Parti, mordi e fuggi, quindi attaccare e ritirarsi. E quindi l'esercito di Marco Antonio si trovò in grave difficoltà. Riuscì a raggiungere alcune zone, anche piuttosto avanzate nell'impero partico, ma alla fine fece il passo più lungo della gamba. Quindi non riuscì a vincere definitivamente i Parti e fu costretto a un drammatico ritorno verso l'Armenia, che era uno stato cuscinetto tra Romani e Parti, dove i legionari romani avevano dei punti di riferimento. In realtà Marco Antonio fu molto bravo a organizzare perlomeno la ritirata dei legionari, a tenere alto il morale, a mantenere il controllo sugli uomini, quindi riuscì a riportare, nonostante considerevoli perdite, i legionari in Armenia, ma la sua campagna fu un fallimento. Quindi purtroppo la decima legione affrontò una campagna fallimentare, soffrì molto in quel periodo, soffrì molto per le condizioni della guerra, per la sete, per il caldo, e quindi fu questa una parentesi dolorosa per la storia della decima legione, che non conobbe le stesse vittorie del tempo di Cesare. Rimase fedele a Marco Antonio, anche nella battaglia di Azio, l'ultimo confronto tra Ottaviano e Marco Antonio. Anche qui riassumiamo brevemente. Marco Antonio e Cleopatra si erano posizionati nella regione della Grecia, promontorio di Azio, con le loro navi, e qui vediamo la disposizione delle navi. Ottaviano si era posizionato col suo accampamento più a nord e aiutato da Vipsanio Agrippa, che era il suo braccio destro, un grandissimo generale, un valente ammiraglio, stava letteralmente tampinando le navi di Marco Antonio e di Cleopatra. Qui ci fu uno scontro e Agrippa utilizzò questa tattica, fece finta di perdere, fece finta di indietreggiare nell'alto mare per fare in modo poi di poter contrattaccare con le sue navi, che erano più veloci e maneggevoli rispetto alle grandi navi di Cleopatra e di Marco Antonio. Qui sappiamo che Agrippa riuscì nel suo intento. Le sorti di questa battaglia furono più a favore di Agrippa e di Ottaviano, e poi a un certo punto si creò un varco, un vero e proprio varco, nelle navi di Vipsanio Agrippa, e Cleopatra decise all'improvviso di bucare lo schieramento avversario e di scappare completamente da questo luogo di battaglia. Allora Marco Antonio vide che Cleopatra, la sua amante, stava scappando e decise anche lui di abbandonare i suoi uomini e di scappare insieme a Cleopatra. E lì rimasero solamente gli uomini, fra cui la decima legione, così senza generali, senza guida, e a un certo punto, abbastanza rapidamente, Ottaviano e Agrippa circondarono gli avversari, tra cui la decima legione, che fu costretta ad arrendersi alle forze di Ottaviano. Ottaviano promise di assolutamente non torcere un capello a nessun legionario, specie della decima legione, e offrì ai veterani della decima di potersi accampare e poi vivere con degli appezzamenti di terreno in maniera stabile. Ed effettivamente Ottaviano fece insediare i veterani della decima in una zona della Grecia che è sostanzialmente vicina a Patrasso, l'odierna Patrasso,
dove vissero per diversi anni. Nonostante questo, nonostante la collaborazione offerta da Ottaviano, però, i legionari della Decima continuarono a non fidarsi di Ottaviano. Non lo videro mai come il loro capo. Non riuscirono mai a sviluppare con lui una fiducia e una fedeltà come era stata con Cesare e come era stata anche con Marco Antonio. Tanto è vero che Svetonio ci dice obbedivano con una certa qual aria di rivolta, quindi obbedivano agli ordini di Ottaviano, ma si vedeva che non c'era feeling, no? Con questo nuovo leader romano. E allora, a un certo punto, Ottaviano, rendendosi conto di questo, prese la decisione ufficiale di sciogliere per sempre la Legio Decima Equestris. La legione fu definitivamente sciolta e alcuni reparti della Decima finirono in un'altra legione chiamata Legio Decima Gemina. E questo rappresentò, a un certo punto, la fine della gloriosa Decima Legione, un po' il capitolo finale. La gloriosa storia della Decima Legione aveva trovato evidentemente il suo epilogo e quindi si fermò sotto il governo di Ottaviano, venendo dissolta. Allora, come vedete, abbiamo fatto questo meraviglioso viaggio nella storia della Decima Legione, praticamente la legione di Cesare, la più fedele di Cesare. Speriamo di avervi emozionato. Vi invitiamo di nuovo sul sito Expo Italy Art ad acquistare il vessillo della Decima Legione riprodotto su tela, per tutti coloro che si sono emozionati per questo meraviglioso racconto, e come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale immediatamente, subito, mentre io lo sto dicendo voi già dovete farlo, perché se no, voi, io vi abbiamo spiegato di Ariovisto, allora noi prendiamo Ariovisto, lo portiamo a casa vostra, mettiamo Ariovisto davanti, voi stesi sul letto, tranquilli, e diciamo ad Ariovisto: lo sai che questo è uno della Decima? Vi lasciamo soli a letto con Ariovisto, chiudendo la porta e al buio, e quello che poi succede fino a domani mattina sono affari vostri. Quindi un caro saluto e al prossimo documentario.